Stavo perdendo tempo, già il partito si è costituito, già il partito è nato nelle strade, per la prima volta il popolo siciliano crea un partito dal basso, per la prima volta il popolo siciliano costituisce un partito dove 26 siciliani si sono riuniti a Ramacca, venendo da Trapani, Palermo, Messina, dalla provincia di Catania, mai vista una cosa di vista, 26 persone come me, come te, nessun politico, nessun avvocato, nessun chiacchierone di sistema, eravamo lì a fondare il partito. Generalmente i partiti si fondono, c'è cristiani, un presidente, un vicepresidente e un tesoriere, finì un film, e ma cercate voi, devo promettere miliardi. Casa sta parlando di qualcosa già di storico, 26 uomini e donne di buona volontà mettono mano non a un semplice banale partito che portava voto per chi vota non ne cercava, al massimo possiamo solamente dare la soluzione e poi darvi a voi la scelta se votare o solo non dire già che essere complice di questo crimine che sta succedendo o alzare la testa, fare parte delle persone oneste, mettersi in carreggiata e appoggiare il progetto Sicilia. E ancora oggi nessun economista regionale, addirittura siamo stati invitati al primo congresso di monete complementari a Matera, dove c'erano economisti nazionali, da Boccone, deputato regionale, giornalista di fama internazionale. Lo sapete cosa ci hanno detto? Alla fine, complimenti, nemmeno a Matera siamo riusciti a trovare una criticità all'interno del progetto Sicilia. Noi partiremo di nuovo sotto l'assemblea regionale a chiedere a questo governo, e sia il governo che i 90 deputati regionali, di dimettersi, perché non hanno la capacità, anzi hanno dimostrato che stanno portando la Sicilia alla deriva. Noi partiremo giorno 20 con comizi, video, volantinaggio a chiedere le dimissioni di Crocetta e dei 90 deputati, ma non lo facciamo solo per noi, lo facciamo soprattutto per i nostri figli. Una cosa importante, ognuno di voi, se lo vorrà fare, siamo lieti e vi aspetteremo a Piazza del Parlamento, ma non lo dovete fare per Paolo Zavarro, non lo dovete fare per Giuseppe Pizzino o per Salvatore o per Barcellona, lo dovete fare per voi stessi, perché l'unica salvezza oggi si chiama Progetto Sicilia. Grazie. Marziani, quando noi parliamo della moneta siciliana,
domani mattino noi riusciamo a fare due cose subito. Uno, occupare tutti i disoccupati. Subito. Picchiti, più una vecchia c'è, i lavoratori ci sono, li facciamo incontrare e facciamo i lavori che si devono fare. Abbiamo detto, Paolo l'ha spiegato, ci sono i soldi, c'è un lavaggio, ci sono i lavoratori. Qual è il problema? Perché non devono fermare un progetto che è un progetto di benessere e prosperità della Sicilia? Perché i nostri deputati non devono bloccare in assemblea? Senza neanche discutere. Qual è il problema? Queste persone oggi non lavorano per colpa del Parlamento siciliano. Non perché mancano i soldi, perché i soldi ci sono. Già l'altro c'è che fare e ci sono i lavoratori che non vedono l'ora di andare a lavorare. E poi c'è l'altro aspetto che si chiama reddito sociale. Noi lo chiamiamo reddito sociale per un motivo semplicissimo, perché è diritto alla vita, diritto alla dignità, perché non è dignitoso che un padre non riesca a mettere insieme il pranzo con la cena. E allora, se noi oggi, noi regione siciliana, diamo a tutte le famiglie, guardate che sono assai, sapete quanto sono i famigli in stato di povertà assoluta? Stato di povertà assoluta significa che per mangiare devono andare alla Caritas. 200.000. 10% della popolazione, 500.000 persone. E poi ci sono chi di stato di povertà relativa che si spaccia a capsula o se hanno i denti malati non se li possono curare. Quella è povertà relativa, gente che non si mette i denti, gente che cammina con l'assicurazione scaduta, gente che è indietro con l'affitto di 6 mesi. Questa si chiama povertà relativa. Lo sapete quanto sono? 400. 400 più 200, 600. 600 per 2,5, 1,5 milioni di cittadini siciliani coinvolti dalla povertà. Povertà! Neanche nel dopoguerra c'erano questi. E allora, noi non abbiamo mai parlato del bar. Diciamo banca complementare, ma non è una banca, perché in tutto quel traccheggio che io vi raccontavo prima non si pagano le transazioni, i soldi si trasferiscono da me a lui e da lui al sindaco in una camera di compensazione creditizia multilaterale con un telefonino QR code o con il barcode o con la striscia. È una cosa semplice. Le banche sulla moneta grana non ci mettono becco, perché tutte le volte che le banche toccano soldi ci hanno guadagnato. Quindi il grano non passa per le banche, il grano passa dalla regione, viene dato in omaggio ai cittadini, i cittadini la spendono per i loro bisogni e mettono in moto l'economia. L'economia produce, genera utili e vanno agli enti locali. Crea occupazione, crea benessere, crea prosperità e sti soldi che neanche dicevi in grano stanno sempre in circuito. Non si fermano mai. Regione siciliana. E abbiamo 700 miliardi di fondi di garanzia che non servono. Vanno ai cittadini gratis, alle imprese gratis per compensare i maggiori costi di IRAP. L'IRAP ci paga tutta la regione siciliana, ma non 1.500 euro l'anno quanto costa, 5.000. Perché le imprese devono essere favorite prima a mantenere gli occupati che hanno, poi a creare nuova occupazione.
commerciale, il sistema commerciale paga le tasse alla regione o innesca la produzione e vanno in tasse alla regione e la regione li rimette in circolo. Cioè è nato a Parigi, è nato a Parigi, però nella pensione del nipote salvato 200.000 famiglie che non hanno come mangiare. E questa è la prima risposta. La seconda risposta era legata al percorso parlamentare. Noi da cittadini abbiamo fatto quello che mai, come diceva Paolo e come diceva Salvatore, mai nessuno aveva fatto. Abbiamo fatto il percorso legalitario, legittimo e legislativo. Basta. Che ne dici? Pazienza. Non lo volevo fare. Ma chi lo vuole fare? Nel nostro programma elettorale, nel PD, non c'è l'occupazione. Non c'è. Come? Mi dice, presidente, facciamo 250.000 occupati e lei non lo vuole discutere. Non lo vuole mettere a confronto se soffessa io o me. Ma scherziamo. Parlavo del Partito Democratico, disse Renziani. Occuperiamo, non è che ma Partito Democratico. E a me io mi devo sentire dire dal Partito Democratico che nel suo programma elettorale non ha la voce la vuole. Ma se lo fa? Oggi io mi sentire dire dai cittadini che non mi mettono la firma sul reddito di cittadinanza. Ma siete scemi! E poi venite in giro a cogliere il firma contro l'euro. Mi ha dato una mano. Contro nessuno, a favore. Noi, progetto.